Di vigilia. Chi gioca domani? Andiamo nel succo, poi ci divertiamo su tanti argomenti. Chi gioca domani? Di sicuro non sorbe. E di sicuro non Nico. Nemmeno Nico. Io dico Mina, intanto. Sì. Domanda. Aspettiamo, vi aspetta Infantino? Grande domanda. Io no. Flavio, come si fa? Queste sono domande. Sono domande a cui rispondere è un po' difficile, ci rimane un attimino difficile, soprattutto non vedendolo, non vedendo gli allenamenti, non vedendo le ultime, non vedendolo mai giocare e non potendo chiedere a nessuno che cosa pensano di lui, perché oggettivamente mi sembra che negli ultimi mesi nessuno abbia mai affrontato il capitolo Infantino, o È sbaglio. anche vero, Matti, che non abbiamo così tante occasioni per No, infatti no, Dio, da parte della Fiorentina non mi sembra nemmeno abbia parlato ai media ufficiali, mi sembra sia proprio passato in secondo piano, quindi dico per quello, ovvio, noi non, è un po' improbabile che si abbia la possibilità, almeno per adesso, di chiedere informazioni su di lui. No, però effettivamente nelle poche occasioni che effettivamente ci sono state poteva essere uno spunto, perché insomma ce lo ricordiamo, un precampionato fece cose discrete, poi sono tutti impegni che per carità valgono il giusto, però ecco, probabilmente penso che al 5 di dicembre forse qualche minutino in più ci si poteva aspettare. Credo non sia mai sceso in campo dal primo minuto, giusto? Mai, No, ma mai. Beh, è anche vero che nel suo ruolo c'ha davanti a lui comunque Bonaventura, che sta facendo uno dei migliori inizi di stagione della sua carriera, e un giocatore come Barak, che la scorsa stagione ha comunque aiutato la Fiorentina ad andare avanti, ad arrivare in finale di Conference League. Quindi io penso che almeno per il CEU ci sia un minimo di occhio di riguardo, soprattutto per quello che ha passato anche quest'estate. Quindi dico, è difficile comunque sfondare in quella zona di campo. No? O sbaglio? No, sono c'è un po' d'accordo. di polemica in questo commento. Che ha scritto? No, c'era un po' di polemica in questo commento. Poi Vabbè, ci arriviamo, poi ci arriviamo, poi ci ci arriviamo. abbiamo campo. No, però lo so, io sulla formazione. Luca, tu che pensi della formazione? Chi scende in campo domani? Tutte, ci aspettiamo tutti in Zola, ci aspettiamo tutti Christensen, ci aspettiamo tutti Mina? Ho visto la formazione che aveva messo Mutente prima, che aveva messo 4-3-3, è la mia formazione 4-2-3-1. Esattamente spaccata, cioè Christensen, Pierozzi, Mina, Luca Sto qua. Ranieri, Parisi, Lopez, Mandragora, sì, Barak trequartista, no, Sottil no, quella di prima, che c'era Brecalo a sinistra e a destra c'era Ikoné e Nzola. È quella la mia Bello formazione. Pierozzi però. 4-2-3-1, perché voglio dire, Pierozzi, tra virgolette, me lo aspetto anche perché va messo in mostra e gli altri devono ritrovare i minuti. Cioè, io, per esempio, non sono per niente stupito di Nico Gonzalez non convocato, perché cioè, meglio risparmiarlo se non lo risparmi in Coppa Italia, cioè se non vinci senza Nico Gonzalez. Su Infantino posso dire una cosa: mi ricordo cosa dicevamo 3 mesi fa, quando poteva la Fiorentina prendere Baldanzi. La Fiorentina, come ricordava, mi sembra, Filippo, ha 3 giocatori in quel ruolo, e Baldanzi può solamente fare il trequartista, cioè chi diceva poteva fare l'esterno, quello e quell'altro. Infantino, non voglio esagerare, spero non faccia la fine di bianco, cioè un anno perso. Boh, io mi auguro che comunque nella prossima finestra di mercato prendano una decisione su di lui. Cioè, mi auguro, credo. Sei già a gennaio, sorbe? Sì, magari non darlo via definitivo, appunto, dandolo in prestito, ci sarà qualche squadra comunque. Anche un eventuale Empoli per un ricambio a Baldanzi, mi stavi dicendo. Però ti posso dire una cosa, Di Mattia, scusi se ti interrompo, che è una cosa bruttissima. L'Empoli ha Matteo. bisogno di giocatori pronti per salvarsi. L'Empoli si prende Infantino, fra virgolette, tu hai detto l'Empoli giustamente, No, ma in che l'Empoli ha squadra una può squadra. andare un giocatore del genere? Può Ma andare magari in secondo me Serie in una squadra. B. Magari in Serie B, dico, no, non lo so, in qualche ci sei, cioè, la Fiorentina avrà qualche E lui accetta? contatto. E lui accetta? Vabbè, io credo, magari un prestito di 6 mesi, io più che stare in panchina a guardare tutte le domeniche e tutti i giovedì i compagni, io preferirei Ma io sono giocare, d'accordo poi. con te, eh. È che mi sembra quelle operazioni, ne parlavamo, mi sembra proprio con la settimana scorsa,
il fatto che quelle operazioni che fai come per i procuratori amici, solo che poi i giocatori, come dicono a Roma, ti si accollano, ti rimangono in gruppo, e quindi con Flavio ci dicevamo lo fanno tutti i club, poi però sta il club bravo, come dice, dite voi, a gennaio a trovare un club, però va trovato, anche perché Infantino non è che prende poco per essere un primo giocatore a un primo anno, non prende tantissimo. Quanto prende? Però, insomma, quanto prende? Secondo me prende 600.000. Ve lo dico subito. Vabbè, però bravo. Ragazzi, non parliamo di un cretino, cioè comunque ragazzi che è del 2003, capitano dell'Argentina Under 20, cioè è un ragazzo che sicuramente qualche cosa nel bagagliaio, al di là di quelli che sono i discorsi dei procuratori amici, che poi anche quello sicuramente è stato uno spunto interessante, però caspita, un po' di talento ce l'avrà e ce l'ha sicuramente, perché comunque lo abbiamo intravisto anche nel precampionato. Secondo me, lo dico sommessamente, il fatto che lo abbiamo visto così poco in questo primo terzo di stagione è perché non è pronto. Guadagna 400.000 euro. Ecco, ancora meno di quello che dicevo io. Ma io penso che, cioè, se non gioca un motivo ci sarà, perché l'italiano poi può avere tanti limiti e tanti difetti secondo qualcuno, però c'ha un pregio che non fa giocano veramente tutti quei italiani. Anzi, per qualcuno giocano troppo tutti per italiano. Quindi se un ragazzo non gioca mai, io secondo me non lo so, è pronto o non è pronto, anche perché ragazzi è giovane, ma non, cioè, non c'ha 17 anni, ce ne ha ben 2003, se non mi sbaglio. Sì. Sì. Quindi ha 20 anni e va per i 21, cioè, nel senso è giovane, chiaramente è giovane, ora non è che... Però non è nemmeno il 17enne, ecco. No, cioè, no, Flavio, però se si fanno tutti i discorsi che si stanno facendo in questi giorni per Beltran, per il tempo che ha bisogno appunto l'attaccante per inserirsi, ma mi immagino che anche Infantino abbia bisogno di questo tempo. No, cioè, io non critico, cioè, io al contrario di tanti non mi chiedo nemmeno perché, per me ci sta che un giovane che arriva dall'altra parte del mondo non giochi ai primi 4, 5, 6 mesi, quindi per me io il problema non me lo pongo, però l'interrogativo che mi faccio, l'italiano fa giocare tutti, lui non lo fa giocare mai, anche se mi ricordo che Napoli-Fiorentina vincevamo 2-1, mancavano 10 minuti, quindi cioè, metti in campo giocatori di cui ti fidi, perché stai vincendo di un gol di scarto a Napoli, mancano 10 minuti, ti aspetti il forcing del Napoli, l'italiano mette Comuzzo, Infantino, quindi vuol dire che non è proprio uno che passa dal Viola Park per caso, però poi non l'abbiamo più visto. Magari, io poi questo lo chiedo a voi, magari si è fatto male e non lo sappiamo? Può essere magari anche questo. Se lo dicessero. A quel punto si alza le mani, però. No, però in cioè, teoria, no, se si fosse fatto male non sarebbe comunque stato convocato nelle ultime partite. Aggiungo, sai che mi ha stupito domenica scorsa? Il fatto che Bonaventura ha giocato 90 minuti, e voi vi dite Bonaventura era diffidato, cioè mi aspettavo addirittura che sul 3-0 potesse dare qualche minuto a Infantino, ok? E invece neanche sul 3-0 con la però Luca, ci ho pensato anch'io, ma ha messo altri giocatori che avevano bisogno di entrare, cioè ha messo Maxim che aveva bisogno di entrare di giocare, ha messo Nzola che ne aveva bisogno, è entrato qua a me perché con è stato inguardabile domenica, e poi ha messo quarta per Ranieri e ha fatto tutti i cambi, tra poi normale dai spazi al Dino e dai a qualcun altro. Io domani me l'aspetto titolare, ve lo dico, io domani me l'aspetto titolare. Fantino? Sì, ma sarebbe una notizia. Lo auguro. Sì, io proprio, cioè, io inizio a pensare, ragazzi, non gioca nemmeno contro una squadra di Serie B in Coppa Italia. No, comunque. Però io non sono convinto che l'impegno di domani sia più semplice di quello di domenica. No, infatti, assolutamente. Non è infatti questa la discriminante, è quanto interessa la Fiorentina e la Coppa Italia, secondo me, perché il Parma non è certo un avversario qualunque. Comunque, riguardo a quello che diceva Sorbe, no? Dice magari è infortunato. O comunque magari non sta benissimo, è vero, è convocato domani, però più che altro, allora ce lo dicessero, cioè, perché se veramente non sta bene e non ce lo dicono, mi chiedo perché, cioè non va assolutamente a loro favore. E qui si torna a un vecchio tema, no? Ovviamente quello della comunicazione,
però insomma, no, è una cosa che io sinceramente tendo a scongiurare, dai. No, infatti, Nico, se no Dani l'avrebbero convocato, cioè se uno si fa male lo convoca, sì, no? Esatto. Dai, no. Però, no, certo. Però capito, no. Almeno ci parlate. Ragazzi, io c'è una roba, scusate, che chiedo a voi, che è stata probabilmente una mia mancanza, che però mi ha veramente colto in fallo, che è l'assenza di domani di quarta. Cioè lui era diffidato, esatto, in finale di Coppa Italia? Squalificato, esatto. Esatto. Qualificato. Ma non c'è, ma scusatemi, ma non c'era l'azzeramento dalle semifinali dei cartellini? Chiesto in Lega Calcio, chiesto all'ufficio stampa. Alle semifinali? Cioè te arrivavi in semifinale e ti andava via, no? Mi sembrava. Cioè te dai quarti. Boh, no, non lo so, non voglio dire una cosa. No, a me ma veramente colto impreparato, non l'ho visto. Luca, scusami, hai chiesto in Lega Calcio e cosa ti hanno risposto? Che è squalificato perché era diffidato. Ha preso una ammonizione in semifinale e una in finale. Secondo me si azzeravano alle semifinali. Ah, perché in coppa con una ammonizione vai già in diffida. Esatto, beh. Esatto. Come le coppe normali. È vero, bene. Per quelli che ci chiedono di Zecchi, ragazzi, Zecchi purtroppo oggi aveva un impegno e non è potuto. Poi magari si collega, secondo me potrebbe collegarsi. Ma io posso vedere sto tsunami di messaggi di gente che vuole Zecchi. Pazzesco. No, tra l'altro, ragazzi, oggi ho sentito un passaggio. Attenzione. Al Penta di Guetta l'ha distrutto. Poi davvero? Sì. Non voglio ripetere cosa ha detto perché, però, l'ha distrutto. Dai, ormai sorbe, dai, tanto è tutto, è andato in onda. Parlava della trasmissione Firenze e dintorni e diceva che Zecchi è diventato l'esperto delle cascine. E che aveva trovato il pusher che gli dava la droga. No, stava un momento. Ciao, Jacopo. Come aveva trovato il pusher? Noi ci dissociamo. No, no. Ci dissociamo chiaramente. No, ma era una battuta di direttorissimo. Però te lo giuro, mi è dispiaciuto per lui. Comunque è vero che ultimamente per le trasmissioni di cronaca sta andando anche alle cascine. Io me lo immagino la notte. No, ma è il numero uno. 20 kg di Cristiano. Prima o poi ce la cicciano. Prima o poi si fa un collegamento da Careggi con Zecchi. Però c'è il rischio. Va bene. Buonasera. Ciao, Jacopo. Proviamo a fare un 11 per domani. Poi andiamo su altro. Proviamo a fare un 11 per Cristenza, non importa. Ci aspettiamo Pierozzi? Ma sì, io penso di sì, dai. Ma io vi dico la verità, non sono così d'accordo perché l'ultima volta Italiano disse che non mise dal primo minuto Caiode. Caiode, perché messo appunto, già inseriva Mina e non voleva stravolgere il reparto, quindi non lo so se Pierozzi e eventualmente Mina, come io penso, possano coesistere. Però perché non ha detto che non voleva stravolgere il reparto, disse che non voleva rischiare di mettere due giocatori, uno che rientrava da un infortunio comunque abbastanza grave e uno che aveva messo insieme due minuti complessivi in stagione. Appunto, e quindi non voleva stravolgere in quel senso il reparto. La domanda è Parisi più o meno gioca poco. E Mina domani pure. Si rifà male Caiode, rigioca Parisi, cioè... Bisogna capire, è importante con il Parma, è fondamentale. Bella domanda. Se si fa male Caiode e poi gioca a Parisi, a Parma, a Roma, come si chiama? Fuori ruolo, ecco. Questa è una bella questione, eh? Cioè, anche perché non tendo a pensare che giochi, cioè, per me gioca a Parisi, per come ho visto Italiano ultimamente. Lui, la certezza è Parisi sulla destra, anche se fa male, perché Parisi sulla destra è un volergli male oggettivamente, non sta facendo bene in quel ruolo, non è il suo, e quindi però Italiano insiste. Secondo me Parisi va ringraziato all'infinito, ma a destra è veramente una condanna, è terribile, terribile. Poi bravissimo perché si è messo a disposizione, però ragazzi gli ho visto fare delle... Ma per lui in primis. No, secondo me preferirà risparmiare Biraghi per Roma e quindi farà giocare Parisi a sinistra. Certo, assolutamente. Quindi a destra. No, bravo, Sorbe. Quindi domanda. Il titolare è Biraghi adesso? Non è che il titolare è Biraghi, è che Biraghi è il capitano della Fiorentina, sappiamo il rapporto, lo stesso procuratore. No, aspetta però, Matti, prima dell'infortunio di Caiode, che poi ha stravolto un po' il reparto, le situazioni, titolare giocava Parisi, non è che era tutte le partite, però diciamo che la tendenza era quella lì.
oggi mi par di capire, perché domani penso che tutti ha senso mettiamo Biraghi in panchina a Parigi titolare, oggi mi sembra che dopo le stazioni non scintillanti di Parigi, anche stato messo a destra, non è stata colpa sua, tutte le attenuanti che giustamente che dobbiamo andare, oggi la tendenza mi sembra di essere che il titolare è Biraghi, perché con la Roma, ragazzi, uno scontro diretto per il quinto posto, per l'Europa League, per la Champions, poi non so per quale obiettivo, però c'è un punto di distacco, quindi tu a Roma vai con i migliori, con i titolari, quindi se gioca Biraghi perché il titolare è Biraghi, cioè che fai il turnover per cosa? Quindi... sarà il mister vedrà in questo, secondo me in questo momento magari ha più fiducia in appunto in Biraghi all'inizio della stagione magari, ma secondo me adesso fa fatica, ma probabilmente il mister a tenere fuori Biraghi, ma perché volente o nolente un leader non solo tecnico ma anche proprio psicologico. Però ragazzi, a livello di rendimento, tralasciando quelle che sono state le partite con Parisi a destra, fuori ruolo, che ovviamente non sono state sufficienti, ma perché chiaramente era adattato come rendimento sulla sinistra, ragazzi, quest'anno ha fatto meglio fin qui Parisi di Biraghi. Ma allora, secondo me Parisi in prospettiva è più forte tecnicamente di Biraghi. Poi a destra ha fatto degli errori di posizionamento, ma perché oggettivamente non ha il suo ruolo. Quindi ovviamente sei da un'altra parte del campo dove fai oggettivamente più fatica. A sinistra secondo me Parisi ora probabilmente no, perché magari peccherà sicuramente di esperienza, però potenzialmente più forti Biraghi. Però quello che dice Jacopo secondo me si lega all'argomento che affronteremo dopo con Flavio, perché Flavio l'ha colto, io me l'ero perso. So che è importante la tecnica, ma è importante anche il carattere. Il gesto che fa Biraghi domenica sul 2-0, quando Sutil fa quel gesto, agli occhi di Italiano è la conferma che Biraghi ne ha bisogno in campo e nello spogliatoio. Quindi per me il titolare è Biraghi per motivi tecnici e caratteriali. Non si sente. A volte è così. Ora adesso mi sentite? Io sto ancora in questo, perché secondo me Parigi è più forte, ragazzi. Ma nettamente. Cioè, chi gioca a destra della Roma? Anche se loro non giocano proprio con un 4-3-3, giocano con un 4-3-4-2-1, 1-2, insomma. Però diciamo che da quella parte dovrebbe partire Dybala, correggetemi se sbaglio. Sì, lui fa più la seconda punta, però effettivamente si parte dal centro-destra. Pensare a qualcuno che va in pressing o rincorre Dybala, faccio più, cioè, immagino più Parisi che Biraghi. No, non ho capito cosa hai detto però, Flavio, sentivo male. Io con la Roma, per me è giusto che giochi Parisi perché è più rapido, è più veloce, più dinamico, però, cioè, capisci? No, ma io la penso come te, la penso esattamente come te, ma infatti io penso che anche la Fiorentina, cioè se ha investito tutti quei soldi per lui, è che lo abbia fatto perché ha l'idea di dargli la fascia a sinistra, se non la prossima stagione, in futuro. Il problema, tra virgolette, anche la sua fortuna è di avere Capitan Biraghi accanto che, bene o male, le sue prestazioni le dà. In questo momento, come vi dicevi, prima avete detto bene, ha detto bene... Luca, in questo momento Italiano ha bisogno di lui in campo, come secondo me ad inizio stagione, quando Biraghi non era nelle condizioni psicofisiche in cui era adesso, preferiva Parisi. Io credo che questo, più che un, diciamo, è un problema per la Fiorentina, sia appunto un'arma in più, perché comunque se pensiamo anche agli anni scorsi, quante volte ci siamo lamentati delle poche, cioè di vedere sempre in campo di Biraghi, delle poche, diciamo, soluzioni a livello offensivo. In questo caso, sia che tu abbia Biraghi che tu abbia Parisi, la Fiorentina comunque ha diverse possibilità sia a livello difensivo che a livello offensivo, anche solo per il fatto che Parisi possa essere adattato da sinistra a destra, io credo sia un plus per il difensore, no? Quante volte ultimamente abbiamo visto nella Fiorentina un terzino che è stato, che aveva, diciamo, la duttilità di essere utilizzato sia a destra che a sinistra. Adattato però male, Sorbe. Cioè, io mi viene quasi da dire che preferirei vedere
in casi estremi, boh, no, Pierozzi. Ma non lo so, è che io mi fido di Italiano, e poi perché io personalmente preferisco Parisi e lo farei giocare perché proprio mi piace come lo stile di gioco. Ti dico che secondo me il fatto che un allenatore come Italiano lo utilizzi anche a piede invertito fa capire che il giocatore comunque abbia delle doti sopra la media. E se Italiano me lo preferisce a Pierozzi, vuol dire, ora io non ce l'ho con Pierozzi, figurati, anzi, lo scorso anno alla Regina, quelle poche volte che l'avevo seguito non mi era neanche dispiaciuto. Però se Italiano mi preferisce Parisi, qualcosa vorrà dire, cioè io non penso che Italiano si tira zappa sui piedi. Solo che poi scendi in campo e ti fa una cappella a partita. Sì, lo so, però hai visto il primo tempo a Kuharischi in Serbia, quando c'era Pierozzi in campo, cioè nonostante fosse di piede destro, la Fiorentina ballava dietro, ragazzi, la prima mezz'ora si è ballato con i serbi, è per questo che io ti dico, secondo me Italiano è già poca voglia di rischiare, avendo un giocatore che comunque è sia duttile a livello diciamo di modulo, perché può giocare sia a destra che a sinistra, avendo anche maggiore esperienza di Pierozzi, gli preferisca sempre però Matti, occhio, ma Pierozzi è stato tenuto perché non era stata trovata un'alternativa a Dodò a destra come era Parisi per Biraghi. Sì, ma poi è sbocciato Cagliari, ragazzi, nel frattempo, perché nessuno si aspettava questo Cagliari. Cioè, se ragazzi, era già partito, ragazzi, poi ci furono quelle problematiche fisiche. Bravissimo. Cioè, Pierozzi, se non si fosse fatto male, ha avuto dei problemi fisici molto gravi, senza che siamo poi nello specifico, ha avuto dei problemi fisici molto gravi, perché sennò sarebbe andato via. Sì, ma io sono convinto che se della potenzialità, del valore di Cagliodè si fosse saputo prima della partita di Genova, anche gli stessi dirigenti, Pierozzi non l'avrebbero trattenuto, perché comunque... Non l'hanno trattenuto, cioè... Dal secondo allenamento di Cagliodè, cioè anche ad agosto, c'è Pierozzi. Ora, per citare anche io mi ricordo che fece due allenamenti e poi non saliva più. No, ma lui si è fatto male subito. Quindi il problema non si è mai posto su Pierozzi. Salutiamo, perché è uno degli esperti di mercato, uno dei migliori in Italia. C'è Carini, che conosciamo tutti. Lui diede addirittura Pierozzi ad un Pezia. Quindi poi non è più partito perché si è fatto male, quindi chi prende un ragazzo in prestito se sa che per 3-4 mesi non ci può puntare perché è drogato, però lui rimane per quello, lui non rimane perché ci puntava Italiano, ci puntava la società, lui rimane perché si fa male sostanzialmente. Poi fortuna ha voluto per le dinamiche, non per quello che è accaduto, si fa male Dodò, dice abbiamo Pierozzi che ci siamo tenuti per recuperarlo, ce l'abbiamo, però poi nel pratico, ragazzi, non ha mai giocato da titolare, ho giocato una da titolare solo contro il Genk, contro i Kukarički. Comunque, la questione di prima, secondo me, è che non è che gioca a destra Parisi perché dà delle garanzie nonostante non sia il suo ruolo, è che ne dà ancora meno Pierozzi, evidentemente. Esatto. E aggiungo una cosa, adesso si sta parlando di mercato, avete visto che più giornali, quindi evidentemente sentendo la società, parlano che Italiano destro difensivo. Luca, ripeti, perché non ti sei... C'è stato un tentativo di sabotaggio. L'hanno boicottato. Mi sentite ora? Sì. Ora sì. Sì, voglio dire che siccome si legge sui giornali che Italiano voglia un esterno destro difensivo, vuol dire due cose: che Pierozzi, come abbiamo visto, Italiano non si fida, e che soprattutto Dodò, nonostante la volontà di Dodò, ci metterà un bel po' prima di rientrare in campo, perché se Dodò avesse i tempi corti con Cagliodè che è rientrato, insomma, in quel ruolo saremmo coperti. Certo. Io penso che Dodò, con tutto il bene che possiamo volere al ragazzo, prima di aprile? Aprile. No, ma è impossibile. Cioè, mio zio è un ortopedico, mi parlava di appunto di Dodò, dice se lui rientra a gennaio si rirompe dopo due giorni. E quindi è inutile dire sono il medico di me stesso. Poi alla fine... non è il caso. No, non è il caso.
non penso che Dodò, che rispettiamo e salutiamo, che ci segue sempre, abbia preso una laurea in medicina a, non so, alla Bocconi o non so dove si possa. L'altro l'ha detto anche lo stesso italiano, bisogna che rallenti un po' perché va bene voler rientrare, ma così rischia di schiantarsi contro il tir davvero. Sì, poi bisogna capire chi può arrivare alla Fiorentina, perché poi devi andare a prendere in prestito un giocatore che vai a prendere, un giocatore che non è facile andare a prendere un giocatore per 6 mesi, che sa che non è titolare. Eh no, e non ha la certezza di rimanere a giugno, tra l'altro. Quindi no, esatto. Un prestito secco. Esatto. Va bene, ragazzi, ho fatto questa finestra su Fiorentina-Parma, sulla probabile. Ieri ci siamo interrotti sul terzino destro, Non abbiamo completato, però va bene. È vero. Scusate, vai. Terzino destro, siamo proprio. Dai, andiamo al centro. Poi chi ci mettiamo al centro? Jerry. E Ranieri. Mina Ranieri? Sì. Io credo di sì. Mamma mia, ragazzi. Il tempo di Sanremo è meraviglioso. Bellissimo. Oh, io stavo pensando a questa difesa è una bomba. Tu dove sarà? Ci sta. A sinistra Parisi, giusto? C'è Zecchi, Flavio. Zecchi. No, mamma mia. Oddio. È indispensabile. È una minaccia. Ecco. Buonasera, allora. Ecco. L'uomo più richiesto del web, porca miseria. Guarda, è stato richiestissimo. Immagino. È arrivato il Messia, qualcuno dice è arrivato il Messia. Ascoltate. Chi dici dove sei? Sono in un ristorante, non faccio nome perché non faccio pubblicità. Non faccio pubblicità. Sono in un ristorante a mangiare per il compleanno del nostro collega, il buono Tommaso Ormini, che salutiamo. Ah. E certo. Quindi volevo farvi un saluto, dire una mia opinione su un po' di un tema che a me tocca particolarmente, e poi vi saluto di nuovo. Vai. Va bene? Vai, posso farlo? L'editoriale. Allora, vai. Apriamo e chiudiamo la parentesi qui, perché io sapete che in passato mi sono espresso in un modo poco giusto per il lavoro che faccio nei confronti di Riccardo Sottile, e ho chiesto scusa per quelle dichiarazioni. Quindi non è vero, non hai chiesto scusa. Ho chiesto scusa e lo richiedo adesso, quindi chiedo scusa a chiunque si sia offeso e anche chi, perché so che qualcuno ci ascolta con molta attenzione, ripropone quello che dico, quindi sono molto contento di ciò, quindi lo sottolineo e chiedo scusa. Detto ciò, dico la mia opinione sul giocatore in altri termini: una rosa non fa primavera, quindi una rondine cretino. Una rosa non fa primavera. Basta. Avete capito, ecco, quindi stiamo calmi, perché da qui a dire che è un grande giocatore ci vuole. Ma chi l'ha detto? Va, ma vaffanculo, ma chi l'ha detto? E poi l'ultima volta volevo dire un'ultima cosa, poi finiamo. Luka Jovic ha segnato più gol, ha fatto un gran gol contro il Frosinone, quindi è più decisivo di Enzola. Al prossimo collegamento devi avere al tuo fianco almeno 5-6 ragazze. Qualche ragazza? 5-6 almeno. Qualche ragazza? Non ho capito. Devi avere al tuo fianco. Ma è tutto insieme un devo avere al mio fianco? Cioè, almeno 5-6 ragazze. Non capisce. No, 5-6 ragazze. Ho capito. Va bene. Non l'hai mai vista in vita tua, ci stavi dicendo. No, caro, li vale come ragazza? Stai a vedere una volta. Zecchi, non fare dello spicciolo sessismo, che già sei che ti è toccato tornare dopo due settimane a chiedere scusa perché hai esposto mezza foto. No, ho chiesto scusa perché io quando sbaglio lo riconosco, a differenza vostra, che volete sempre avere ragione. Ok? Io invece ammetto, perché solo i cretini non cambiano idea. Avete capito? Ovvio.
Va bene, va bene. Io penso che eri entrato per salutarci, per salutare tutte le persone che stanno chiedendo di te, sì, che avevano sentito la tua mancanza, per chiedere scusa per una frase, diciamo così, su Sottil. Sei entrato e hai fatto, secondo me, più danni. Era meglio se non lo facessi. Senti, ma mi ripeti quello, la frase, vabbè, su Sottil? No, Santi, allora io ti denuncio. Sottil, Santi, ti denuncio. No, basta, non me lo ricordo. Perché queste sono cose serie. E quando voi vi troverete in difficoltà, perché vi troverete, io non ci sarò. Ricordatevelo, io non ci sarò. Perché voi non mi aiutate. Ma dire, padre, ma fai di quello dove sarai? mi hanno rubato il casco del motorino, comunque, ragazzi. Lo sapevate? Vabbè, ma se vai alle cascine mi sembra pure la normalità. Infatti, no, infatti mi tocca, Giova, devo fare un salto. Giova, ehi, Giova, ehi, prima ti ho difeso. Ehi. Prima ti ho difeso, eccoci, perché parlavo di te e ho fatto cenno a come ti ha trattato oggi Guetta durante il collegamento al Pentasport. No, ma trattavo bene, dai, no. Ha fatto passare come... No, ha detto... vabbè, perché forse non eri in collegamento, ma te ascoltare la cosa, comunque. Sei il nostro uomo delle cascine, ormai anche per i follower sei diventato l'uomo delle cascine. Per chiudere questo cameo... Sì, certo. Aspetta, vai, spiega, Zecchi, spiega. L'abbiamo spiegato, tranquillo. Perché noi... Veloce c'è il dolce, si è ritornato all'ordine, Zecchi. Ecco, questo è Tommaso Ormini che mi sta richiamando, ora vado. Però comunque noi monitoriamo le cascine per denunciare una situazione pessima, quindi è una cosa abbastanza seria. Allora, prima di salutarti, Zecchi, prima di salutarti, prima voglio avere un commento dal mite sempre pacato Jacopo Canè su questo cameo di Zecchi, e poi voglio un collegamento quando esci, con un collegamento simpatico. Fai il giornalista, vediamo cosa ci porti fuori. Dai, portaci anche però dopo, tra l'altro, salutiamo e ringraziamo Ormini e facciamo gli auguri a Ormini. Ciao Tommy, ciao Tommaso, auguri. Dopo la cena vi porto un po' di gente, va bene? Bravo. Con una connessione un po' migliore, sperando. Jacopo, vuoi commentare e chiudere questo cameo? No, io preferisco trascendere stasera. Ma Guettino dov'è? Ma Guettino arriva. Avrà avuto un disservizio. Saluto e ringrazio il mio caro amico Luca Cellini. Grazie Luca. E poi basta, adesso me ne vado. È stato un piacere. Così. A dopo. Ciao. Sento, da sobrio ci dice Ioan, ciao. Allora. Sobrio ha fatto il meme della vita. Collegamento da sobrio non lo è mai, perché non è sobrio nemmeno quando lo è, però ecco. Che bel collegamento. Sì, bellissimo, meraviglioso. Comunque, la valore di festa. Centrocampo. Fa primavera. No, comunque, una rosa non fa primavera, ragazzi. È una roba. Sì, non si smette mai di imparare. Che fa l'agricoltore? L'agricoltore. Va bene. A centrocampo, chi gioca domani? Maximo Mandragora? Sì. Io direi sì. I tre dietro la punta? C'è Crifoso, Barak. Gioca Barak per tutto quel discorso che abbiamo fatto prima della partita, che al di là del fatto che ti scontri contro una squadra di Serie B ha un coefficiente di difficoltà comunque di un certo livello. La Fiorentina crede molto nella Coppa Italia ed è una partita da dentro fuori. Se l'approcci male lo prendi in quel posto, e quindi secondo me gioca Barak. Anche secondo me. Sì, poi Bonaventura sarà stanco, per cui magari un po' di turnover lo fa. Io penso che non metterà piede in campo, cioè se mette piede in campo Bonaventura è perché stiamo perdendo. Si straccia il tesserino. Sì, a questo punto non vinco anch'io. Poi Brecalo, dai, lo fa un gol. No, Speriamo. Brecalo poi ha gli stessi gol di Sottil, però lui non ha zittito nessuno. Oh, e nel caso, esatto, ma nel caso tanto segna Nzola, no? E l'ha fatta campione d'Italia. Non lo so, cioè,
sì, siamo d'accordo. Infantino ne abbiamo già parlato, ragazzi. Io me l'aspetto in campo, ma cioè, sarebbe clamoroso, perché se gioca lui non gioca Barak. Quindi è anche... Però io me l'aspetto in campo, cioè non lo so. Però vabbè, la formazione penso sia questa, quella logica. Poi Italiano magari domani ci sorprende, schiera altro. Va bene. E penso non ci sia più nulla da dire su questo. Ah! Posso farvi una provocazione su questa partita? Ma per voi quest'anno la Coppa Italia è così importante? Boh, se vogliamo vincere un trofeino, perché non provarci? Meglio nulla. Sì, probabilmente l'unico modo per sperare di vincere un trofeo è portarli avanti tutti finché si può. Cioè non è che dico domani esco così sono più libero. Cioè li porti avanti finché puoi tutti e poi vedi. No, infatti... A prescindere, poi domani devi vincere, giochi con il Parma, dai. No, io non sto dicendo quello. Io dico che, cioè, il mio ragionamento è: ecco perché domani mettere Pierozzi, mettere Infantino, minutaggio a questo. Se non dovessi passare il turno, io non ne farei un dramma, perché io penso che quest'anno abbiamo un cammino molto difficile. Cioè, se vinciamo, andiamo a San Siro la prossima. Andiamo a San Siro la prossima, ragazzi. Beh, io... aspetta, perché non si sa, devi vincere l'Inter, eh? In campionato Inter Bologna hanno fatto 2-2. Guarda, Bologna non è... No, Sorbe, io sono da quello che diceva adesso Nico e prima Filippo, cioè il Parma non è... Cioè il Parma è prima in Serie B, io penso che il Parma ad oggi sia meglio della Salernitana. Però la domanda che... Con che spirito viene il Parma a Firenze? Con lo spirito di fare il colpaccio o con lo spirito di giochiamocela e come va? Perché la Coppa Italia, ragazzi, per la formula che ha, che il Parma possa arrivare in fondo, possiamo... possibile? No, quella sì. No. Vabbè, ragazzi, è una competizione orrenda la Coppa Italia. Ecco perché io dico, secondo me le piccole squadre... Cioè il Parma, ragazzi, perché domani dovrebbe dare la vita e giocarsi la vita? Perché se domani fanno il miracolo, poi devono andare a San Siro o a Bologna. Cioè è tutto uno scalare montagne su montagne per aver cosa poi sostanzialmente? Soldi, perché tu dici in Champions League magari io non vincerò mai la Champions League. Vabbè. Però passare il turno mi dà 20 milioni, 10 milioni, quindi ho uno stimolo economico. La Coppa Italia non ci dà uno stimolo economico. Secondo me per una squadra come il Parma vincere la Coppa Italia è impossibile. Dicevo, perché devo andare a Firenze a giocarmi la vita? Vado lì, metto chi gioca meno, do a loro uno spazio che si meritano, perché anche chi gioca meno e si impegna in allenamento si merita questo spazio. Non lo so, io la vedo un po' così la Coppa Italia, onestamente. Cambia tutto in semifinale quando stai lì e quindi il percorso è diverso. Cazzo, però sarebbe un sogno se vincesse una squadra di Serie B la Coppa Italia, magari rimane in Serie B l'anno dopo, però si va a giocare le Coppa. E magari anche i giocatori vanno a giocare in Serie B perché fanno l'Europa League. Sì, ma ci fu già un caso, tipo in Svizzera o in Tolosa. Sì. Forse in Inghilterra, che qualcuno vinse l'FA Cup. Boh, vabbè, insomma, comunque è una cosa possibile. Ma tanto domani si va ai supplementari, vero Luca? Scritto. Domani supplementari scritti. Madonna ragazzi, ma poi domani fa un freddo allo stadio. Sì, a parte che penso che ci siamo noi... Domani ci siamo noi, italiano, qualche giocatore, chi va in campo e pochi altri, credo. Al momento venduti 2100 biglietti. No. No. Ragazzi, no, ma perché la categoria? Perché gli abbonati entrano gratis. Quanti abbonati entreranno? Questo... 2100 biglietti sono, visto che domani sera giocheranno, sono gli stessi biglietti per la... Champions League della Savino del Benide, sempre in concomitanza. Ah, è vero, cioè, domani ragazzi, cioè, domani non abbiamo nessun dato su quanti spettatori ci possano essere. No, aspetta, contro la Juventus ci furono, ti ricordi, i tifosi della Curia Fiesole che non entrarono e mandarono i dati dei tornelli, i dati ufficiali. No, chiaro, Luca, io non sto parlando a partita in corso. Dico oggi, fai una previsione di quando le persone domani andranno allo stadio. No, quello sì, ovvio, prima no. Ma la Fiesole, bene o male, Flavio la riempi sempre. Sì, quello sì, dai. Domani io onestamente veramente non... andrebbe chiesto
sondaggio, non so come, sugli abbonati. Andate allo stadio domani? Proprio perché... Fallo su passione, fallo. Sì. Forse non gli fa gioco. Forse non è giusto che c'è. Ragazzi, bravo, a 3 gradi per vedere Dennis Mann del Parma, la guardo volentieri anche in poltrona. Sì, ecco. Ma dobbiamo spingere la gente allo stadio. Non fare... Sì, andiamo allo stadio. Oh. Dai. Allo stadio, mi dissocio da quello che ho detto. Hai ragione. Domanda perché poi mi piace che poi dalle parole si passa ai fatti. Sorbe, sarai allo stadio domani? Certo. Sarebbe disposto allo stadio, ma chi è freddo. No, benvenuto finalmente un giornalista serio di Giovanni dopo Caroli. Ciao Ale. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, eccoci qua. Ci stavamo interrogando. Molto bene. Quanti spettatori ci saranno domani allo stadio? Pochi, perché farà freddo e la partita è in chiaro in TV. Quindi uno spot per andare allo stadio. No, dai. La partita di mercoledì sera alle ore 21, gran freddo, in chiaro in TV e quindi. Mi pare inevitabile che gli spettatori siano pochi, quindi non lo so quanto poi riuscire. No, onestamente, ora il buon Luca Cellini ci ha detto che sono previsti, cioè sono stati venduti 2100 biglietti. Luca, correggimi se sbaglio. Mi risultava così a metà. Vabbè, più gli abbonati, che poi bisogna capire quanti vanno. Questo è un dato. No, gli abbonati, sai, hanno la partita nel biglietto compresa, nell'abbonamento, sono 17.000, ma voglio vedere quanti di questi effettivamente andranno. Dai, vabbè, possiamo fare una mezza previsione? Arriviamo a 10.000 persone domani, via. Potremmo fare una promozione con 10 euro, ingresso a biglietti e uno scapaccione a zecchi. fai tutto esaurito in un secondo. No, Ale, ma ti sei perso un collegamento surreale di Zecchi? Cioè, no, l'ho visto fuori. Cioè, roba che la trasmissione di Biscardi in confronto era... No, ho apprezzato le scuse. Capo, secondo me potrebbe essere un'idea, mandarlo la sera così ogni tanto in collegamento da qualche parte. Alle Ascine, tra l'altro. No, non Alle Ascine. Ragazzi, ha promesso un collegamento ora con individui di sesso femminile, fra poco, per cui... Attenzione. Ho veramente paura, ragazzi. Veramente paura. Va bene. Che ne pensate di questa classifica? Ragazzi, ma di Sottile non diciamo nulla?